È aperto a Coccolia, il nuovo spaccio gastronomico Casa Spadoni. Qui trovi tutti i prodotti delle nostre aziende. Farine, formaggi, carni e salumi di Mora Romagnola, prodotti bio e tanto altro, con la convenienza dello spaccio aziendale. Dai nostri campi, contorni ricchi e generosi, circondati di attenzioni. Fogliotto, tricolore, verdure campagnole, leggerezza, misto benessere. Gli unici contorni che non fanno solo da contorno. Orogel, buono per natura. Amadori è il pollo dei grandi chef. Nelle migliori cucine ci sono solo prodotti di qualità come il pollo campese Amadori allevato all'aperto e il pollo e tacchino Amadori 10+, 100% italiani. Parola di Francesco Amadori. Vi serve un forno? Vi diamo anche la consulenza tutta attorno. Panattrezzi, forni, macchine e arredi per i settori pane, pizza, ristorazione. Una consulenza a 360 gradi per soddisfare ogni progetto. Forno Bassini. Farina, acqua e tanta pazienza. Pane all'acqua Bassini, dal nostro forno a tutte le vostre case. Infotech, nata dall'unione di un gruppo di professionisti che vanta un'esperienza ultradecennale nello sviluppo di soluzioni e servizi informatici, è partner Gold e centro di assistenza accreditato HP per tutti i prodotti della linea professionale. Giulia Rebi. Prosecco Extra Dry. Piacere raffinato. È un prodotto Blue Buy. Bevi responsabile. Iper, la grande I. Qualità e convenienza al tuo servizio. Questi sono i valori che da 40 anni ci caratterizzano. Vieni a scoprire tutti i prodotti delle migliori marche al miglior prezzo. Un'offerta pensata per soddisfare ogni tua esigenza. Iper, la grande I. Da 40 anni, il luogo ideale in cui fare la spesa. Calici a Cook Academy, il percorso di successo del centro di formazione, informazione e enogastronomico dà il via ad un nuovo corso di cucina di primo livello. 10 lezioni sui fornelli del bistrò al Palla Congresso di Rimini. Masterchef Cristian Pratelli del team Summer Trade. Fare un grandissimo applauso al nostro master chef che è Cristian Pratelli, che ci guiderà in queste 10 lezioni. Grazie. Questa è la prima lezione del corso di primo livello di Cook Academy. Tutto quello che cucinerete lo mangerete e dovete partecipare, perché qui comunque ci sono i tavolini dove potete eventualmente prendere appunti, ma avete già tutte le ricette con anche il procedimento spiegato. Però il bello del corso è anche quello di affiancare lo chef nelle preparazioni, perché così si impara meglio. Quindi in alti calici, io non ho calici. È questo? No. Io no, se no faccio le ricette storte. Evviva, buon corso! Buon corso! Cook Academy ai corsisti di Cook Academy. Lasciare libero spazio alla fantasia quando si tiene quella dovuta conoscenza che ci permette di non fallire il nostro progetto e di raggiungere la soddisfazione dei nostri ospiti e delle nostre aspettative. E questa è la partenza per un divertimento che dura 10 lezioni. C'è il salmone da poco, da prezzo, viene allevato in batteria, mangia tanto dei suoi scarti anche, oltre a tanto mangime, e poi c'è un salmone speciale che è il top, che è il salmone selvaggio. Si trova in un mese particolare, tra metà giugno e metà luglio.
è il salmone pescato dell'Alaska, non possiamo mangiarlo tutti perché sennò finisce. Il salmone, come tutti i pesci, si filetta iniziando dalla testa. Non serve squamarlo per questa preparazione, non è indispensabile. Arriviamo con il coltello incidendo dietro la branchia fino alla spina centrale. Quando siamo alla spina centrale, la sentiamo, giriamo il coltello e passiamo, vedete qui la spina centrale? Ci fa da strada, ci fa da percorso. Passiamo il coltello, a questo punto la mano passa avanti perché potrebbe scivolare e mi taglio. Passiamo avanti e arriviamo in fondo. Abbiamo tenuto una baffa, questa si chiama baffa, dobbiamo finire la filettatura. Togliamo le spine ventrali, seguendo il ventre, seguendo la pancia, queste sono tutte spine, e se vogliamo possiamo perfezionare tagliando questa parte che è molto grassa. La parte bianca è tutta grassa. Se avete mai visto, mangiato, consumato il salmone selvaggio, quello pescato a Lenza, è molto più rosso e molto più magro. Chiaramente, come tutte le cose, un po' più magre e un po' più duretto. Non parliamo di pesce, delle fibre molto, molto delicate. Pinza da ciglia, abbiamo una fila che è segnata da questi spuntoni bianchi, nel salmone e nei pesci grandi si nota facilmente. Andiamo ad accarezzare contro, dal senso inverso delle fibre. E questi spuntoni li andiamo a pinzettare togliendo tutte le spine. Tutti i pesci sono fatti così. Acquisire una manualità organizzativa e affinare il gusto sono passaggi fondamentali per chi si vuole occupare di cucina. Come costruire il proprio modo di operare lo si apprende a Cook Academy. Facciamo una salamoia fatta di sale, di cervia, zucchero e aromi. Mischiamo questa salamoia, la distribuiamo sopra e sotto. Lasciate in marinatura per 24 ore. A metà delle 24 ore lo girate, chiaramente in frigorifero la marinatura avviene, perché la salamoia tenderà a sciogliersi e così date la possibilità al pesce di marinarsi. Dopo 24 ore ottenete questo. Vedete, la salamoia si è sciolta, è diventata acquosa, il salmone è diventato lucido, anche un po' duretto, ha acquistato anche di colore. Ho messo anche delle scorze d'arancio e dei gambetti di aneto. Andiamo a lavare e l'asciughiamo bene. Salsa cidula fatta con panna, succo di limone, senape ed erba cipollina. E l'erba cipollina non l'ho ancora messa, adesso la montiamo leggermente. La senape tenderà a sciogliersi. Tagliamo l'erba cipollina, che non va tritata. Eliminate le parti esterne, che sono quelle più ossidate. Una volta tenute pari, andate a far scorrere il coltello tagliando a stella l'erba cipollina. Aggiungiamo l'erba cipollina. E mischiamo leggermente, otteniamo questa salsa bianca puntinata, cidula. Anche la nostra personale cucina può avere uno stile semplice e diretto. L'ispirazione è il nostro MasterChef. Le prove che intraprendono i corsisti sono ricche di osservazioni, di critiche costruttive e di particolari approfondimenti per imparare ad adottare uno stile attuale di preparazione. Il nostro pesce lavato e asciutto lo andiamo a ungere perché gli diamo una protezione, gli facciamo un bel bagnetto d'olio. Qui tritiamo invece, per tritare facciamo ballare il coltello, ok? Mano che sopra, non sulla punta, potremmo scivolare. Ma andiamo a tritare finemente. Quindi altri gusti per il salmone, poteva essere il pepe rosa schiacciato, gli agrumi naturali. Adesso andiamo a mettere il nostro aroma, a distribuirlo lungo il pesce, ok? Prendete sempre un millimetro a monte e cercate di seguire la fisionomia del pesce. Andiamo a disporle nel piatto. Noi siamo distributori e anche in qualche modo non produttori, ma abbiamo selezionato questo prosecco come una nostra esclusiva. Il prosecco Giulia Rebi è un prosecco che viene dalla zona più tipica del prosecco, le colline di Treviso. È prodotto con le migliori uve della zona, con il vitigno Glera. È un prosecco spumantizzato da dei maestri spumantizzatori che sono proprio veneti ed è un bellissimo prodotto. Vini che avremo modo di conoscere perché durante le 10 lezioni del corso avremo il piacere di fare questi abbinamenti, ma quanto è importante oggi valorizzare l'enogastronomia?
Ma molto, direi che è una delle cose più piacevoli e importanti, soprattutto per il nostro territorio, che è un territorio dove il turismo fa da padrone, quindi logicamente valorizzare i vini nostri e anche italiani e la nostra cucina credo che sia la cosa molto importante. Il Prosecco è un vino sicuramente molto disponibile, è un vino che si beve molto facilmente, è allegro, è simpatico, è molto piacevole, è un vino che ha sentori di frutta, si sente la pera, la mela, anche dei sentori agrumati, fino ad arrivare al floreale. È un perlage molto delicato, molto elegante, molto fine e si adatta veramente a tutte le occasioni. Si adatta soprattutto ad essere abbinato anche in queste occasioni, quando c'è il convivio, si abbina con gli antipasti, si abbina anche a tutto pasto, soprattutto poi con la cucina di pesce. L'acqua Gasteiner in assoluto è una delle acque migliori per quel che riguarda il panorama europeo delle acque. Viene dai monti degli Alti Tauri austriaci, dal più grande parco europeo nazionale. È un'acqua che ha dal basso contenuto di sodio, quindi è consigliata per gli alimenti, per cucinare, da abbinare soprattutto ai piatti di alta qualità. Ha un design davvero innovativo, come potete vedere dalla bottiglia, quindi si presta bene per i ristoranti di alta fascia. Noi lo consigliamo prettamente agli alberghi dai 4 stelle in su. E appunto è un'acqua che si abbina benissimo a un corso come quello di Cook Academy, che è un corso di alta qualità dove abbiniamo sia vini di alta qualità, acque di alta qualità e forse abbineremo anche delle birre di alta qualità, specialmente le artigianali. Vorrei fare i miei ringraziamenti a Cook Academy per aver scelto ancora una volta il Palacongressi di Rimini per il suo corso di cucina qui in città. Il rinnovarsi dell'appuntamento esprime con concretezza il successo della prima edizione e di come l'interesse per questi corsi di cucina non sia più semplicemente un fattore mediatico, ma sia proprio entrato a far parte nel lifestyle quotidiano delle persone. L'iniziativa al Palacongressi è agevolata dalla presenza di Summertrade, società da sempre partner del Palacongressi, esperta in catering di qualità e per grandi numeri. Il Palacongressi di Rimini è una struttura innovativa, altamente tecnologica, ma anche duttile e flessibile, adatta a piccoli e grandi eventi con delle quotazioni assolutamente accessibili. Ne è una testimonianza proprio il corso di cucina che facciamo questa sera, in cui siamo in grado di rispondere a quelle esigenze e caratteristiche necessarie anche ad un evento che non è proprio caratteristico per un centro congressi. Masterchef di Cook Academy, un professionista top del team Summertrade. Ma chi è Summertrade? Summertrade è un'azienda di una società di catering e di banqueting che nasce nel 1979 e dall'intuizione di un gruppo dei professionisti di allora nel campo della ristorazione e dell'hotellerie che intuirono in tempi ancora non sospetti le potenzialità di questo settore che era agli albori soprattutto in una città come Rimini. È piacevole per i nostri cuochi che sono abituati a occuparsi di ristorazione per piccoli, medi e anche a volte molto numeri molto grandi, esprimersi in diretta davanti a un gruppo di persone anche totalmente impreparate sull'argomento e che comunque hanno questo grande interesse dimostrato dal numero incredibile di accrediti e di iscrizioni. Iper, la grande I, qualità e convenienza al tuo servizio. Questi sono i valori che da 40 anni ci caratterizzano. Vieni a scoprire tutti i prodotti delle migliori marche al miglior prezzo. Un'offerta pensata per soddisfare ogni tua esigenza. Iper, la grande I, da 40 anni, il luogo ideale in cui fare la spesa. È aperto a Coccolia, il nuovo spaccio gastronomico Casa Spadoni. Qui trovi tutti i prodotti delle nostre aziende. Farine, formaggi, carni e salumi di Mora Romagnola, prodotti bio e tanto altro, con la convenienza dello spaccio aziendale. Cercheremo in queste 10 lezioni di appassionarvi e cercheremo di affrontare
la cucina e la ricettazione dando delle chiavi di volta. Quindi ci avvaliamo della scienza degli alimenti, della fisica e della chimica, non vi spaventate, è chimica anche il sale, è chimica anche utilizzare un prodotto che può essere il succo di limone, ma cercheremo di dare delle risposte a 360 gradi che non solo la semplice ricetta. Quello che noi facciamo, buona parte di quello che facciamo, cerchiamo di dare una spiegazione in modo che anche senza ricetta riusciamo ad eseguire questa preparazione senza problemi. È un altro approccio alla cucina e naturalmente questo approccio vi dà la possibilità di elevarvi. Questo non vuol dire dal punto di vista personale, ma dal punto di vista della preparazione, della cultura e naturalmente del sapere. Pensate che una foglia di salvia, sollecitata solamente dal burro, crea dal punto di vista gustativo fino a 350 sensazioni diverse. Quindi voi pensate, se facciamo un tortellone burro e salvia dove abbiamo 7-8 ingredienti messi insieme, praticamente all'interno della nostra bocca si forma un laboratorio. Se noi affrontiamo il corso facendoci delle domande e chiedendo sempre il perché, noi sicuramente andiamo a casa con delle risposte importanti e sicuramente questo corso vi servirà tutte le volte che voi affrontate qualsiasi tipo di problematica per dare delle risposte. I piatti messi a punto durante le lezioni di Cook Academy rispecchiano la creatività italiana. Il corso di cucina di primo livello, che parte nelle cucine Sale in Zucca, vede le postazioni di lavoro riempirsi. Un volo ricco di profumi e sapori per scoprire che l'arte culinaria si può apprendere. Pilota il grande master chef di Cook Academy, Stefano Faccini. La maionese è una salsa antica e, come tante altre preparazioni, nasce probabilmente da un assedio e veniva utilizzata per utilizzare scorte di carne secca. Sicuramente questo nobile che ha inventato questa salsa, da cui ha preso il nome, è diventato una persona importante, perché è una salsa base, cioè una salsa dalla quale si ricavano altre salse. Salsa base o salsa madre fredda. Mescolare da destra a sinistra, dal basso all'alto, alla maionese proprio non gliene può fregare di meno. Il principio è, io vado a incorporare dell'aria e quest'aria, mediante determinate sostanze che possono essere la lecitina per quanto riguarda le uova, il grasso per la panna, vengono ad assestarsi, si legano tra di loro. L'uovo è un composto che ha anche una percentuale di grasso e quindi raffreddandolo tende a rimanere più unito e quindi l'uovo si spacca meno. Per fare una buona maionese bisogna scaldare abbastanza bene il composto, cioè il fatto di scaldare i tuorli sicuramente mi aiuta ad incorporare meglio l'olio, perché qui abbiamo la lecitina lega le particelle dell'aria alle particelle dell'olio. L'uovo deve quasi montare il tuorlo, deve essere denso, non lascio mai il sale o lo zucchero a contatto con il tuorlo perché mi solidifica le proteine dell'uovo. Quando si mette o il sale o lo zucchero a contatto con il tuorlo si deve mescolare. Allora facciamo questa operazione, questo è importante. Cioè, l'importante è che non mi rimanga in superficie. Con un tuorlo, aggiungendo acqua e olio, possiamo arrivare a fare più di 15 litri di maionese. E io faccio una maionese da servire col pesce, posso aggiungere anche una piccola quantità di vino. L'importante è che sia tutto freddo. Se tu devi servire della maionese con il bollito e mi usi un po' di brodo invece che l'acqua, sgrassato e freddo, l'accostamento maionese bollito in bocca avrà più equilibrio. Io ho sciolto il sale in acqua fredda, anche acqua leggermente tiepida, tieni presente che è una salsa fredda. Il sale assieme al dado è un esaltatore di sapidità, cioè serve a rendere le altre preparazioni sapide. Io sento una cosa, cioè io se metto un po' di sale nei dolci sento la vaniglia, sento la scorza di limone, quindi il sale va messo in tutte le preparazioni, anche dolci. Ha anche un aspetto che importante, che agisce per esempio sul glutine, il sale,
se tu lo metti all'inizio della lavorazione di una preparazione, lo metti alla fine, il risultato della pasta cambia enormemente. Aggiungo un po' di succo di limone, posso mescolare come mi pare, abbiamo detto. Qua mettiamo un po' di senape, se la mettiamo in frigo, pellicola, gli facciamo un foro centrale. L'aceto non l'ho messo, ho messo il succo di limone, ma puoi scegliere di mettere anche un po' d'aceto. Io se a questa maionese aggiungo un po' di colla di pesce ammollata, la gelatina, ok? La stringo, la sciolgo, gliela metto dentro, faccio una maionese collata. Cioè, metto il sale, lo sciolgo col succo di limone, aggiungiamo lentamente l'olio. Olio extravergine, nel limite del possibile, si può usare anche un olio di vinacciolo, si può usare anche un altro olio, a piacere. Certamente prenderete un olio extravergine che sia adatto alla preparazione. Vedete che tende a legare. Tra un po', se smetto di sbattere, questa preparazione si separa. Quindi voi cosa fate? La potete mettere anche in una bottiglia, prima di usarla l'agitate nuovamente e la tenete in frigorifero. Per 4-5 giorni, tappata, la preparazione si mantiene. E ricordiamoci che una cucina ottimamente organizzata comprende il recupero di elementi e prodotti diversamente utilizzabili. Il rifiuto organico è un materiale compostabile. Conferiamo nella raccolta dedicata all'organico gli scarti di provenienza alimentare. Piatti, bicchieri e posate solo se in bioplastica, altrimenti conferiamoli nella raccolta indifferenziata. Naturalmente, se sono puliti, possiamo conferirli nella raccolta plastica. Una piccola guarnizione con la carta da forno. Facciamo un cornetto, facciamo un triangolo così. Tengo la punta verso di me, lo piego così e piego quest'altra punta verso di me, così. Chiudo sopra, lo fate il sacco a posto. Gli mettiamo un po' di salsa all'interno, ne mettiamo sempre poca, tagliamo con le forbici, non con il coltello, con i denti. Facciamo questo genere di guarnizione sul piatto.
È aperto a Coccolia, il nuovo spaccio gastronomico Casa Spadoni. Qui trovi tutti i prodotti delle nostre aziende. Farine, formaggi, carni e salumi di Mora Romagnola, prodotti bio e tanto altro, con la convenienza dello spaccio aziendale. Dai nostri campi, contorni ricchi e generosi, circondati di attenzioni. Fogliotto, tricolore, verdure campagnole, leggerezza, misto benessere. Gli unici contorni che non fanno solo da contorno. Orogel, buono per natura. Amadori è il pollo dei grandi chef. Nelle migliori cucine ci sono solo prodotti di qualità come il pollo campese Amadori allevato all'aperto e il pollo e tacchino Amadori 10+, 100% italiani. Parola di Francesco Amadori. Vi serve un forno? Vi diamo anche la consulenza tutta attorno. Panattrezzi, forni, macchine e arredi per i settori pane, pizza, ristorazione. Una consulenza a 360 gradi per soddisfare ogni progetto. Forno Bassini. Farina, acqua e tanta pazienza. Pane all'acqua Bassini, dal nostro forno a tutte le vostre case. Infotec, nata dall'unione di un gruppo di professionisti che vanta un'esperienza ultradecennale nello sviluppo di soluzioni e servizi informatici, è partner Gold e centro di assistenza accreditato HP per tutti i prodotti della linea professionale. Giulia Rebi. Prosecco Extra Dry. Piacere raffinato. È un prodotto Blue By. Bevi responsabile. Iper, la grande I. Qualità e convenienza al tuo servizio. Questi sono i valori che da 40 anni ci caratterizzano. Vieni a scoprire tutti i prodotti delle migliori marche al miglior prezzo. Un'offerta pensata per soddisfare ogni tua esigenza. Iper, la grande I. Da 40 anni, il luogo ideale in cui fare la spesa.